Amici di Un Cavallo in Famiglia, ci troviamo alle Scuderie della Malaspina. Siamo in compagnia di amici, siamo qui con Andrea, Francesco e Francesca. Ciao a tutti. Parliamo di un 2019 che si è concluso alla grande e di un 2020 che ci porterà alcune interessanti novità. Andrea, come si è concluso il 2019? Quali sono stati i risultati conseguiti dalle Scuderie della Malaspina? Risultati importantissimi, si è concluso alla grande, abbiamo fatto un'annata incredibile, l'abbiamo lavorato tutti i weekend, abbiamo alzato l'asticella. Abbiamo portato a casa due internazionali 3 stelle a marzo e a settembre con ottimi risultati dal punto di vista organizzativo, che per noi era la cosa più importante perché la struttura è incredibile, ha dei campi estremamente performanti e quindi il nostro compito era quello perlomeno di cercare di uguagliare a livello organizzativo la bellezza e la qualità del posto. Ci siamo riusciti. Cosa ti porti a casa da questo 2019? Un botto di stanchezza, che non ce la faccio più. E poi soddisfazione. Io non posso dire, non posso aggiungere nulla che non. Soddisfazione, il team ha lavorato da Dio e l'anno prossimo meglio. Sulla base di questo 2019 entusiasmante, ci aspetta un 2020, Francesco, che dovrebbe essere 2020. ancora di livello più alto. Assolutamente, un 2020 davvero da delle aspettative molto alte che però non ci fanno paura, siamo pronti. È un 2020 che ovviamente vedrà i classici appuntamenti, quelli di livello nazionale, e poi vedrà gli internazionali. Vedrà gli internazionali, vedrà sicuramente un primo internazionale per i paradressage, qualificante per Tokyo, quindi un appuntamento assolutamente importante sia per i nostri cavalieri amazzoni italiani che appunto per tutti quelli stranieri, e poi ci saranno i due appuntamenti del dressage internazionale. Stiamo parlando del 3 stelle di marzo e poi il 4 stelle di maggio. 4 stelle che nel dressage quindi è quasi il top, 4 stelle unico in Italia, pochissimi in tutto il mondo, all'incirca siamo sui 25 appuntamenti di questo livello e uno di questi 25 è proprio qui alle Scuderie della Malaspina a maggio. Siamo quasi certi che sarà davvero un successo. Il meglio del dressage mondiale sarà qui. Quindi sulle basi di un 2019 entusiasmante, un calendario ricco di impegni per il 2020, ma non è l'unica novità, perché come ci può raccontare meglio Francesca, abbiamo in cantiere una novità grossa che riguarda un team. Allora, il team della Malaspina si occuperà del dipartimento dressage. Io lavoro da 11 anni con James Connor e spesso organizziamo una volta al mese degli stage con Mariette Wittages, che non penso abbia bisogno di presentazioni perché è stata un giudice importantissimo che ha giudicato 6 tappe di Coppa del Mondo e spesso viene a lavorare con noi. E perché non dare questa opportunità anche magari a giovani appassionati? Sarebbe bello pensare di poter organizzare un team, appunto. I ragazzi potrebbero partecipare alle gare che abbiamo a casa gratuitamente e potrebbero appunto affiancarsi a tecnici di certo rilievo. Per far parte di questo team si entra in contatto con le scuderie, Assolutamente sì, si chiede mi di posso Francesca, iscrivere? che fra l'altro è tra poco sei già giudice Sì. istruttore. Ho fatto il corso e ho passato l'esame, quindi speriamo. E poi sto intraprendendo il mio percorso per diventare istruttore. E quindi attendiamo che questa novità diventi una realtà. Speriamo. Andrea, alle vostre spalle vedo una targa interessante, ce ne vuoi parlare? Sì, è un riconoscimento per quanto come appunto parla di Centro Equestre Federale per il dressage. È una targa che ci siamo meritati, ce la siamo sudata, abbiamo iniziato la nostra avventura a novembre del 2015 con la prima gara di dressage e da lì siamo andati avanti. Siamo arrivati dove siamo oggi, il 2020, come ha detto Francesco, ci attende e ci attende al meglio, quindi è una targa meritata. Quindi, sulla base di quello che ci siamo raccontati in questa breve intervista, sulla base di questa targa, è l'occasione per mettere la parola fine a certe voci che si sono susseguite in maniera anche antipatica l'anno scorso. Sì, un accenno, sì, Molto molto antipatica. antipatiche di alcune vicende che comunque seguono il loro percorso. Quello che teniamo a dirci è che il centro in realtà non fa altro che progredire, continua ad andare avanti bene. Abbiamo un team che non è solido di più, performante. Se avete bisogno di informazioni, chiedete a noi.
Ve ne daremo. Quindi le informazioni giuste sono sempre meglio prenderle alla fonte. Assolutamente sì. E ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino, che sono state tante, e anche quelle che ci hanno fatto incazzare, perché di base ci hanno aiutato nei momenti difficili, assolutamente. Quindi non si chiude una porta, anzi si è aperto un portone. Che non riusciamo neanche perché... Il 2019 è stato entusiasmante, ci aspetta un 2020 che sarà sicuramente all'altezza. Alla grande. E l'occasione giusta per fare gli auguri di Buon Natale. Auguri a tutti voi. Felice anno nuovo, ci vediamo alle scuderie della Malaspina. Grazie assolutamente.